Ora, la tecnologia ci ha cambiato completamente. Pensate solo al mondo del lavoro. Una volta l'industriale era sempre chiuso in fabbrica, arrabbiato dalla mattina alla sera. Oggi il broker conclude gli affari al cellulare sulla spiaggia. Immaginate una telefonata tra questi due. Uè, grandissimo! Ti chiamo nel drive time, così facciamo un brainstorming sul feedback del posizionamento del brand. Ma va a cagare! Oggi le auto sono cambiate, tu vai al mare con una macchina che frena da sola, cambia da sola, parcheggia da sola, fa tutto da sola, che tu sei in garage con le valigie, la guardi e dici, vai tu al mare e poi mi racconti com'è andata. È l'intrattenimento! E l'intrattenimento si è evoluto a sua volta, che oggi tu un film te lo guardi dal tablet e anche lì c'è la pubblicità. Boom, si apre una schermata, per te la litosi è un problema? Ma stai scherzando? Io non vedo l'ora che mi venga. Ci ammazzo le mosche d'estate. Nell'era tecnologica i ragazzini fanno tutto con uno smartphone. Siamo cambiati. L'unica cosa che non è cambiata è la frase della mamma. Oh, ma ce l'hai sempre in mano quel coso lì, Solo che una volta non era riferita allo smartphone. E i social network... I social network ci hanno ringiovaniti. L'altra sera mi arriva una richiesta di amicizia da tale Luisa, bella ragazza, dice 32 anni. Guardo bene la fotografia del profilo e dietro vedo un'Alfetta, una Prince, una 128. Sì, c'avevi 32 anni nel 72, c'hai l'età di mia nonna. Ma certo, perché ormai la nonna twitta, chatta, whatsapp. Ve le ricordate le nonne di una volta? Erano vecchissime, brutte, senza denti, con i baffi. La nonna di un mio amico aveva tutta la barba che sembrava il Mullah Omar. Erano le nonne che ci pulivano con il fazzoletto, ti ricordi? Tesoro, fammi vedere qua! Grazie, nonna. Adesso sono l'unico bambino con tutte le patologie della terza età. Ma soprattutto a proposito di social, l'altra sera sono in un locale, incontro una ragazza, parla, a un certo punto mi dice: guarda che se domani mattina mi vuoi chiedere l'amicizia in Facebook, io te la do volentieri, Ma dammela addirittura stasera, no? Poi per l'amicizia in Facebook facciamo con calma... Grazie. Vincenzo Regis.